allora il prossimo episodio è Genoa-Inter, ecco, la tanto vituperata partita in cui c'è stato un errore, insomma, abbastanza evidente, Francesco, no? Sì, sì, perché secondo uffici arbitrali è un errore aver convalidato il gol di Arnautovic, perché prima c'è un fallo, una spinta di Bissek su Strootman, l'arbitro ai doveri, che non vede il contatto. Il VAR Irrati, proprio lui, il massimo esperto, il grande varista, perché viene giudicato il miglior varista d'Italia, guardate dov'è l'arbitro Doveri. Sì. Cioè, lui sta guardando esattamente in questa direzione. Però diciamo che poteva esserci un po' di confusione, perché qui la vediamo in ultra slow, ci mancherebbe, magari non aveva l'inquadratura pulitissima, ma il VAR qui dovrebbe vederlo. Non lo richiama al monitor. La cosa particolare, io vedendo la trasmissione in cui si ascoltano i dialoghi, ho visto una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, nel senso che ci sono tante cose da vedere per i varisti in questa azione. C'è questo contatto, c'è sul tiro di Barella la valutazione della posizione di Arnautovic, se è o non è fuori gioco, infine se Arnautovic tocchi o non tocchi la palla di mano prima di appoggiarla in rete. Quindi ci sono tante cose da vedere. La cosa che risalta è che loro derubricano subito questa cosa come non c'è niente, ma questa immagine qua che stiamo vedendo adesso, questa qui, non la vedono mai. Cioè, nella documentazione ufficiale che ci hanno mostrato, dialogo arbitro VAR, questo frame, questo momento qui, non è contemplato in ciò che loro hanno visto. Hanno visto tante altre telecamere, dal basso, dall'alto, da destra, da sinistra, ma questa qui no. Allora, che è la cara di tutte. Beh, allora cioè, qui è veramente come Candreva, cioè, perché alcune volte di solito dovrebbero avere immagini migliori. Ma loro ce l'avevano in questo caso. In questo caso io ricordo che è stata giudicata un po' frettolosa, perché avevano tante cose da vedere, quindi c'era necessità di capire se il gol era valido o non valido. Delle tre cose che andavano viste, la spinta, il fuorigioco di Arnautovic, il tocco di braccio di Arnautovic, questa viene giudicata proprio velocemente. Non ma c'è niente, non c'è l'immagine, perché non, comunque non c'è questo replay. Non c'è questo replay, però del Genoa protestano per la spinta. Noi, ero qua io con questa partita. Spero che sì, tu allora, se sì. Perché è successo, ritorno sempre a quello Juventus Salernitana col giocatore non in fuorigioco, che teneva in gioco tutti. Se tutte le 177 telecamere che ha il VAR non sono sufficienti, ti tiene in un monitor anche le due reti che hanno i diritti televisivi, che queste immagini, come l'abbiamo viste tutti noi, hanno. Giusto. Punto, è finito. Cioè, non che posso dirlo, Sky e DAZN hanno i diritti delle partite, uno si guarda quello che comunque non ci credo. Loro hanno. Ieri, sono quelle che hanno, Non ho capito. Loro le hanno quelle lì, sono le stesse? E perché non le guardano? Perché non le hanno selezionate? No, no, però scusa, io non so questo il caso, ma spesso e volentieri ti dicono che non nello Juventus Salernitana non avevano quell'immagine. Allora com'è possibile non avere quell'immagine? No, da allora le hanno tutte, comprese addirittura quelle montate sull'architettura dello stadio per evitare proprio certo, il caso quindi di Salernitana. Questa qua, queste inquadrature, queste in una scala, qui è un ordine cronologico di quello che avviene in area. La prima cosa è questa qua, fra l'altro sulla direttrice chiara pulita dell'arbitro, e non viene valutata, e poi a scalare tutte le altre, se non vedi questa è inutile che parliamo. No. Se non hanno visto queste immagini, che a parte che si vede anche c'è dall'alta, la fetta di che se tu lo spingi con uno anche non può essere una spinta lieve, anche perché no, è una spinta, lo spingi, quello non si può fare. Io qua torno al discorso che facevo prima. Questo com'è? Grave, quello è grave. Quanto quello di Ndoye, di Ndoye Iling all'inizio, però meno grave dei due. Rossi. Perché devi sempre fare i paragoni? Perché prima ho detto che quello di Ndoye era grave quanto questo, adesso l'ho ribadito. Marcello, non è che l'ho fatto paragoni, l'ho fatto prima e lo stesso di prima. È un errore comunque. Ma non è più grave, meno grave, vale sempre un errore. Prima ho detto, quando c'era quello di Ndoye, ho detto che quello di Ndoye era uguale a questo, adesso questo con la quella di Ndoye. È un'equazione facile, facile, Marcello, basta ascoltare e capire. Detto ciò, io torno al discorso che facevo prima sulla sudditanza, perché la cosa che mi ha colpito di più del discorso di Open VAR di questo episodio qua è che Gervasoni, che era il responsabile dell'AIA presente in studio, prima dice che è un errore, poi dopo, quando parla di Irrati, che è il miglior VAR, dice comunque Irrati è un arbitro internazionale, sulle spinte ha un parametro di giudizio
un po' più morbido, perché in Europa si fischiano meno. Perché... ed è la, la cosa peggiore che potesse dire. Prima dice quell'errore, poi però giustificherà dicendo che può esserci un metro arbitrale diverso. E allora dove si va? Si deve basare sul regolamento. Che c'è una gerarchia di arbitri. Il regolamento dice che tu le mani addosso all'avversario in area di rigore non le puoi mettere. Quindi sta dicendo una castroneria. No, però lo sta dicendo a tutela di Errati. Quindi certi arbitri sono intoccabili. Sono intoccabili. Quello è il problema. Sbagliamoci questa responsabilità. Tu non puoi mettere le mani addosso all'avversario. Appunto, non ci sono scuse. Sono fandoni e arrampicamento. Certo che uno si deve difendere. Hai sbagliato, cerchi di riparare. Esatto. Ma non esiste. Hanno sempre detto che Errati è uno dei migliori, un fuoriclasse al VAR, e allora lo devono tutelare. Poi subentra anche un po' di essere un po' permalosi, e questo dopo uno più uno fa due. Ma ha ragione Serafini, noi non dovremmo neanche rendi ridicolo anche la spiegazione, perché nel momento in cui tu spieghi che è un errore, poi non puoi fare marcia indietro alla fine della trasmissione, quando te ne stai andando dicendo comunque c'è una sensibilità diversa in Europa, allora perché c'è un regolamento diverso fra la Champions League e la Serie A. Una domanda dai vecchietti, come nei campionati minori, che tu il nome dell'arbitro faccio lo sai. Faccio una domanda dai vecchietti del Mappe Show, secondo voi in Bundesliga, in Premier e nella Liga sanno i nomi di quelli che sono al VAR? No, ce lo dico, credo. Perché nelle nostre in Liga già di più, perché ricordo che c'era stata una polemica enorme quando hanno trovato l'immagine della sala VAR vuota, hanno semplicemente mandato in onda. Quella è, bravo, un caso eclatante, uno che mi ricordi negli ultimi 12 mesi, ma nelle grafiche del prepartita, quando entrano nel siamo l'unico campionato che mette tutto, quarto uomo, guardaline, dal VAR, i varisi, gli aiuto VAR, gli aiuto i camerini, quegli steward, i nomi di quelli che vendono le Coca-Cola, c'è tutto. No, ma poi c'è. C'è il presidente che quando c'è la convocazione dice ah no, con me questo arbitro mi ha detto male, quindi certo, va bene. Certo. E l'arbitro, secondo me, non dico che sia contento, ma è comunque pubblicità, cioè vivono e assorbono anche loro la pubblicità come il calciatore. Cioè, siamo dopo a questi livelli, la prima ragazzi, volta, cose la prima pesanti volta, ma vanno dette. La prima volta che Ancelotti andò al Chelsea, dopo tre o quattro partite, ci fu una partita importante, e lui alla fine della partita disse, e poi comunque è stata una partita molto difficile, voglio fare i complimenti all'arbitro perché l'ha diretta molto bene, 5.000 sterline di multa, perché non si può parlare degli arbitri, né bene né male. Giusto. Sono niente 5.000 sterline, sì, sono niente, però dalla seconda volta non ha mai più detto nulla sugli arbitri. Andrea, cosa pensi? No, mi domando come mai non siano ancora arrivate le figurine panini ancora degli arbitri a questo punto. Esatto. Sai che ci ho pensato? Perché almeno quando le colleziono e dei varisti, so, e anche dei varisti. E dei varisti, anche del vero. Modello delle telecamere a questo punto. È vero, le vogliamo. A questo punto, se volete essere protagonisti, siatelo fino in no, fondo. No, però abbiamo un messaggio. Prima stavo dicendo una roba che quello che dice Panini. Che dice Serafini, nei campionati minori non si sa il nome dell'arbitro, è ovvio che arrivi a un certo punto e che qua li conosci perché stiamo parlando di Serie A, perché li vedi in Champions, in Europa, però non stai lì, anch'io non sono d'accordo sul fatto che quando entrano hai lì il nome, il cognome, dove viene, per tutelarli, li prendi anche della città diversa, adesso scrivi anche con che macchina è arrivata. È un'esagerazione, sono diventati dei protagonisti a tutti gli effetti. Il protagonista fa il protagonista, purtroppo. Da Lobello in poi sono diventati dei personaggi. Allora, è vero o non è vero? Adesso mi viene, Francesco, devo andare in pubblicità. Torniamo con due episodi e il primo di questi, lo spoilero, è Inter Verona, a proposito di partite calde, di episodi che hanno fatto parlare. Che questa graduatoria che sta facendo tra Macere l'ha fatta anche Rocchi a livello di gravità, vero, in conferenza? Che ha detto che c'è un errore più grave di questo qua di Bastoni. Lo vado a verificare. Ha detto con l'ultimo degli otto è il più grave di tutti. Beh, vedi, perché tecnicamente è più grave, vero? Vedi che Tramacere, vediamo. Quindi sul carro di Tramacere, è con Rocchi. Cioè Tramacere e Rocchi sono a braccetto. Pappe Ciccio proprio, uguale. Ben ritrovati, il prossimo episodio è Inter Verona. Ricordo, prima di dare la parola a Francesco, che dopo chiuderemo con l'ultimo episodio Sassuolo-Fiorentina, ma ritorneremo su Inter Verona, perché è su Inter Verona che abbiamo l'audio che è intercorso tra il varista e l'arbitro in campo. Esatto. Vai Francesco. Allora, Inter Verona fa arbitro Fabri, il VAR Nasca, questo ormai l'abbiamo imparato, questa coppia l'abbiamo ormai conosciuta, c'è questo episodio con l'azione che va un po' per le lunghe, c'è questo contatto a centroarea tra Duda e Bastoni, poi l'azione si sviluppa, il cross di Di Marco, il tiro di Bastoni sulla terza, il nuovo tiro, la parata non parata del portiere del Verona, il gol di Frattesi per il 2-1. Ovviamente c'è grande polemica da parte
dei giocatori del Verona. L'immagine ormai la straconosciamo, questo contatto tra Bastoni e Duda a centro area, con Bastoni che va a cercare, a guardare Duda, gli dà questa sbracciata, chiamiamola così, non è una gomitata, è proprio una sbracciata. Duda cade a terra e qui, secondo Rocchi, il gioco andava fermato per annullare di fatto il gol, o comunque sarebbe stato da richiamare l'arbitro per fargli vedere questa immagine, che secondo Rocchi avrebbe dovuto poi portare all'annullamento del gol dell'Inter. Qui c'è tutta la permalosità dell'arbitro, che qualche volta punisce i simulatori, qualche altra volta no, perché se tu vedi questa azione non da qua, perché qui sembra che si giri subito, invece dalla, adesso c'è perché l'ho già vista, eccola qua, da qua l'arbitro continua a guardare quella cosa lì, guarda, guarda che sta continuando a guardare, quando vede che il giocatore del Verona alza la testa per guardare, sì, sì, gli fa segno alza, dicono, però il fallo lo ha visto lui in diretta esattamente sulla direttrice come Doveri a Genova, quindi questa è già la prima mancanza. Poi c'è il VAR che in quel momento sta giocando a briscola, sta facendo le altre cose, perché qui non è importante per esempio la gomitata, lo spinta, la spalla, no, è un fallo, è un'ostruzione evidente, fermi scorrettamente il difensore avversario, poi come, chi se ne frega, però lo fermi scorrettamente, quindi fermi l'azione ed è finita. Secondo lì. Secondo me, che allora, non lo faccia l'arbitro, il VAR è sconciato. Allora. Infatti, scusa, arrivo da voi immediatamente, una comunicazione di servizio, perché giustamente anche con Francesco stavamo pensando che sia più opportuno tempisticamente mandare adesso, lo dico a Claudio Carini, Tuccella, Grisà, regia, di mandare l'audio tra Fabbri e Nasca in modo da completare e concludere il discorso Inter-Verona con quello che è intercorso, perché secondo me è molto divertente vedere che cosa ha detto all'inizio Nasca a Fabbri, poi disatteso insomma quella sua invocazione. E perché? Chirico, mi stai dicendo qualcosa? Vedi, sentivo le voci allora, sentivo la tua... aspettavamo l'audio. Vuoi l'audio? Le voci è una roba, un problema tu. Vuoi l'audio? Vediamo l'audio che ma fa. Ma no, c'era Fierro, scusa, era Fierro che ho interrotto. No, è giusto, dopo spiego, è meglio sentire prima, così dopo... Francesco, andiamo di audio allora. Assolutamente. Quello che si sono detti Nasca e Fabbri, ascoltiamo. Fischia, santo cielo. Porca troia. Ah, Gigi, dimmi tu. Voglio vedere che è successo lì. Parto da qui, Sì, parti tutto da qua, vai. Ok, vado avanti, tiro la GLT perché magari si vede il giocatore, sì, che cade. Lascio questa camera. Sì. Non so quando cade, eccolo. Sì, qua. Però devi uscire da campo. Ti do questa. Cioè, vai, fammi vedere che succede. Via, mandali via. Oltretutto lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Poi non so di se pipiva davanti, stava facendo. Sì, fammelo vedere tutto. Fammelo rivedere tutto, va bene. Sì. Alza, mi guarda e poi si rimette. Vediamo giù. Vediamo qua che succede. Questa è furbizia. Allora, Nasca, scusate, ha visto, perché ha anche detto fischia, fischia, dip, fischia, fischia. Poi ha sentito che nel dialogo era in campo l'arbitro, sentiva il rumore ovviamente, quello che urla in maniera più concitata è l'arbitro perché chiaramente ha attorniato dai giocatori del Verona, quando dice mandali via si riferisce credo al capitano del Verona dicendo tieni lontani i tuoi compagni. Scusate, però. E poi giudica come furbesco l'atteggiamento, sì, esatto, di Duda e dice quindi... lui mi ha guardato e si è buttato, e da lì Nasca, da che fischia caspita è evidente, va a vedere c'era il piccione che passava, il fuorigioco, okay, cioè si sposta su altro. Ma è giusto squalificare Nasca? Per me no, lui l'ha detto fischia, se lui è permaloso e vuole prendere una decisione anche Nasca poi dopo non lo fa correggere, non è che lo chiama, ho capito, ma, no, guarda, ma lui che dice secondo me è una cosa furbesca, sì, ma lui l'ha chiamata, vuol dire... però tu gli devi dire valla a vedere, okay, però lui avrebbe dice, mantenuto la sua decisione, ma magari ok, però gli dice fischia secondo lui è fallo, no, non glielo dice, lui lo dice per i fatti suoi, fischia. Secondo me il fischia non glielo sta dicendo in cuffia lui, ma lo sta dicendo durante lo svolgimento dell'azione, perché di fatto quel fischia si rifà quello che ha detto Rocchi oggi poi dopo, dicendo sì, secondo me l'azione andava interrotta dopo la traversa, perché così valuti l'uomo a terra e ti salvi dal gol dopo, che secondo me è una paraculata di Rocchi. Ma poi soprattutto, scusate, ma lui dice
Questa è furbizia. Ma è quella di Faraoni con Ken in Juve Verona, cos'era? Ah, poi sono io che faccio i paragoni. Ah, poi sono io che faccio i paragoni. Sono io che faccio i paragoni. Il gol è annullato. Ah, va bene. Cioè, se li fai, cioè, se li fai tu i paragoni non va bene. C'è stata una furbizia anche di Faraone. Di Faraoni. E lì l'ha annullato il gol. No, perché qui non annulla. Ma anche la chiedo questo. È un errore. Era giusto annullare quello. Chiedo questo, Francesco. Poi arrivo, Thomas. Allora... Nasca non, Di Bel, scusi, buonanotte. Fabri non sente Nasca, giusto, quando dice fischia. Ma Nasca sente Fabri quando dice una furbizia, sì, certo. Okay? Sì, sì, quindi condizionato da una deposizione. Io credo di sì, lui secondo me, quella roba lì la sente e quindi dice boh, se questo sta dicendo ai giocatori che ha fatto il furbo, io cosa lo chiamo a fare se lui ha già visto che... Vabbè, ma è per fargli cambiare idea. Per poi farlo andare e ritornare sulla sua decisione e confermare la sua decisione. Faccio la figura io, fa la figura comunque, lui. Se vuoi, c'è... è questo l'errore. Stiamo facendo però un po' impazzire in regia. C'è la spiegazione che Rocchi dà di questa cosa, Nella scaletta di domani? No, c'è. No, scherzo, lo so. Leggi, mettiti gli occhiali. No, ma lo so, te l'ho scappata. Mettiti gli occhiali. Te l'ho stampata a carattere 26 apposta. Cioè, normalmente... Spiegazione Inter Verona. No, no, è vero. C'è ragazzi, guarda, potete leggere anche talmente voi dalla Sicilia, qualsiasi regione voi siate, qualsiasi Rocchi, spiegazione giù le mani dei miei ragazzi. Allora sentiamo Rocchi e poi sento voi, così chiudiamo, giusto Fra? Ma non possiamo, ce n'è un altro. Secondo noi, la lettura nostra, che lui è attratto da una cosa che gli fa perdere concentrazione sulla cosa principale. Se notate la revisione, lui dà poca importanza al fallo. Cioè lui è probabilmente preso dall'ansia del dire ora mi tocca decidere qualcosa, scusate il termine, che non è un'ansia che non può avere nessun arbitro in generale, in quel momento l'ha avuto, la debolezza, e quindi dà poca importanza all'evento importante, scusate il gioco di parole. Ma che stai a dire? Questa è la importanza a quella che gli ha detto che per lui era simulazione e non ha voluto pestargli i piedi e farlo andare al VAR, tanto avrebbe confermato la sua decisione. Certo, chi? Secondo me. Giusto, giusto, hai ragione. No, giusto. È così. Dai, no? C'è poco da arrampicarsi. In tutto questo, noi parliamo da un'ora e un quarto di VAR e di arbitri. Come noterete, come avrete notato, è completamente assente la figura del guardalinee che ormai non esiste. A Genova non poteva vedere molto perché Bissek era lì, ma Juventus Bologna sì. Questo è quello a centrocampo di Monzalecce, sì. No, ma anche Duda quello Bastoni, di Bologna, Monza Bologna no, perché è dall'altra parte, ma questo vederlo, caso certo. No, lo deve vedere, cioè, anche quello di Sassuolo di Berardi, anche quello di Berardi su Bremer può vedere, perché da quello è già in centrocampo. No, ma io parlo dal lato della prospettiva e della pulizia dell'immagine. Questo c'era davanti, il caso di Juventus Bologna e questo qua sono esattamente di fronte. Cioè, però, e non li puoi non segnalare anche il guardalinee, perché il guardalinee ormai, perché non abbiamo detto neanche questo, fra come sono cambiati, mentre continuano ad avere all'estero una grande importanza, sono diventati come dirigenti delle squadre dilettanti ai quali fai tu guardalinee per fuori, non contano più solo per decidere se la palla fuori è fuori e basta, qualche certo volta sbagliano pure, è vero. Ma sono diventati una figura assolutamente inutile. Perché sbandierano fuori gioco dopo 50 secondi. Se fa, no, anche un minuto. No. Allora, però sentiamo chiudo con Chirico che commenta Tramacere. Così chiudo il discorso della scala di errori. Questo, sì? Proprio per quello che abbiamo ascoltato, è un po' è grave, perché era un fallo, però è un po' meno grave del rosso per intervento diretto o del fallo di Bissek o di quello di Ndoye, di Ealing su Ndoye, perché in questo caso c'è una valutazione che porta da una parte completamente opposta il VAR che sta guardando. Il VAR sbaglia perché si fa condizionare. E sbagliano. Però sì, ma c'è un gol dopo. Però è più grave perché, cioè, non aver visto né uno né l'altro l'entrata gamba tesa. E su Malinowski c'è un rosso che dai, che non dai e che invece trasforma in giallo o quello che è stato. Qui c'è un gol che decide la partita. Però questo gol che decide la partita è dato da un fallo partita, che è giudicabile in base all'intensità. È fallo e lo ribadiamo, però è una cosa che è soggettiva. Fallo,
fallo, ma no, però l'intensità è soggettiva. Per me fallo e basta, bisognerebbe codificarli tutti così. Inutile che ti stai attaccare all'intensità. Inutile che ti stai attaccando, perché qui ce l'ho attaccando all'intensità, ti sto spiegando. Per me è fallo. Questa spiegazione non è convincente. Per me è fallo. Però questo tipo di fallo, questo tipo di fallo, così come quello di Zirze, si basano in base alla soggettività dell'arbitro. Perché tu tutte le volte parti bene e finisci male? Ma non si capisce. Ah, poi per parto bene e finisco male per te. Per me parto bene e finisco benissimo. Ma no, non benissimo, ma che benissimo? Cioè, scusami, abbi pazienza. Qui era il fallo l'hai ammesso anche tu? L'hai ammesso, io ho messo il fallo su tutti. Il gioco va fermato. Se c'è fallo, il gioco va fermato. Però è un fallo che si fischia in base alla sensibilità dell'arbitro. Da regolamento. Da regolamento. Questo qua? Questo di certo, perché se l'arbitro pensa che questa sia simulazione, il fallo non lo fischia, a centrocampo non lo rivedi neanche. La testa che si alza del giocatore del Verona quando lui è già sdraiato per terra. E sente perché comunque non è allora, avuto un perché Fabri, perché Fabri sente di dover ribadire la sua versione a Nasca. Siccome sei circondato, questo è un altro elemento, perché bisognerebbe segnarle tutte le cose per poi fare delle proposte, e uno degli elementi più applicati, e in questo gli arbitri vengono raggirati e trattati tutte le domande, sono i calciatori, perché se ogni volta che uno ti sfiora casca e urli come se ti dovessero trapiantare certo, un organo certo. E se tu fai queste sceneggiate come Immobile agli europei è chiaro che l'arbitro si sente preso in giro, ma questo scinde dal fatto che subisce il fallo. Quindi tu fischi il fallo, ti avvicini al giocatore del Verona, fa il fallo, ma non prendermi per il culo perché la prossima volta ti ammonisco. Ma lo dovresti fare con tutti, perché in Inter Verona, come in Juve, Bologna, Milan, Lazio, in Atalanta, Roma, in tutte le partite, ci sono 26 giocatori che svengono, urlano e ci sono piegano, dal primo cadono, al centesimo, non solo nei minuti finali, ci sono dal primo al centesimo, non solo nei minuti dal finali dal primo al centesimo, e purtroppo qui, per essere corretto fino alla fine, è una moda che sta prendendo certo, piede anche in all'estero. Italia soprattutto no sto dicendo sta prendendo piede un po' anche all'estero. Ah, ok. Però c'è un non però. Che mal comune mezzo c'è una situazione che mette tutti d'accordo. Guarda caso, quando poi compaiono magicamente la Champions League e l'Europa League, tutto cambia. Eh sì. Tutto cambia. Si è più tutto sportivi, cambia. Eh? Perché si è più paura. No, si è più puniti, si è più severi, si è più schicci. Anche se anche lì nelle ultime due stagioni si è incertato. No. Tante belle vaccate le abbiamo viste. Scusa, no, non sto parlando di vaccate, stavo parlando di atteggiamenti dei giocatori. Atteggiamenti dei giocatori, degli arbitri, degli allenatori e di quelli che giocano. Io faccio una. Chirico, ti faccio questa domanda, la faccio. Volevo dire una cosa. Ma devo andare in pubblicità. No, dopo la pubblicità. Chirico, scusami, parto da te, giuro, non da me, ma dopo la pubblicità.
La definita, Francesco, anche tu come l'hai definita questa... Io l'ho chiamata sbracciata. Oh, vedi, vabbè, giusto, ma non mi sembra così fondamentale, ma è cioè giusto. È fallo. No, cioè, vabbè, quello è fallo, però è fallo. Però per Serafini è importante. Vabbè, no, però se perché poi questo determina il giallo, la simulazione, eccetera, andiamo sempre in quella direzione. L'orticello, la fede e la bandiera fanno la differenza fra una sbracciata e una gomitata. Per quella che per il dizionario italiano è una gomitata, non per il regolamento. Poi puoi anche non prendere l'avversario, però la gomitata lui si è spostato e la dai a una mosca. Però è la differenza fra sbracciata e gomitata. Io scomoderei gli accademici della Crusca per sapere soprattutto se gomitata perché nella per la come sbracciata la questa, gomitata è un'altra roba, però... la sbracciata mentre tu vai via vedere, con uno a fianco e lo colpisci, Francesco, che adesso... differenza è la differenza? Stiamo perdendo tempo su una roba inutile, è importante perché il distinguo cambia la graduatoria, la gravità, la pesantezza, no, no. Quindi... anche se l'arbitro non vede una sbracciata, a me cambia semplicemente il cartellino oppure no, ma tanto non è stato fischiato. Giovanna, sai perché ti dico questo? Perché adesso noi non abbiamo l'immagine. Io ho visto un'inquadratura da dietro la porta quando viene fatta da uno dell'Inter. No, c'è dappertutto, c'è dappertutto la come il regista dello stadium su Candreva, si vede benissimo che non è una gomitata. Scusa, ma sarà più facile vederlo dal frontale che da dietro alla porta. Si vede bene, si vede un drone dall'alto. No, si vede bene. Io voglio andare da Andrea Cislaghi e poi da Bonfatti. Allora, ancora, è fatto. Certo. È l'ultimo episodio, non ce lo vuoi raccontare. Deve andare un'altra volta, no. Si è fermata pure sto blocco. No, io voglio, voglio vedere l'ultimo, voglio sentire il mercato. Sono venuto qua solo per questo. No, però mi sono lo scordi. No. Però l'ho cercato. Treccani dice: qual colpo di gomito, più comunemente colpo dato a un'altra persona col gomito. Quindi il colpo, cioè che deve partire da qua, dal gomito. Quindi siccome non lo prende con il gomito colpisca, cioè io posso anche fare così e gomito. Poi colpisco con quello, però il gomito. Secondo me è una strisciata. Oh, sì, spallata, chiamiamola spallata. Perché tu mi dici spallata? Una spallata non è una sbracciata perché lo prende con il braccio. Secondo me allarga il braccio. Io la gomitata me l'immagino proprio il gomito in faccia, cioè non so come dirmelo, cioè questo giusto, per me è la gomitata. Ragione, perché nel momento in cui lui non carica, perché lui non carica, il gomito per me spraccia. Solo se il gomito la realtà è che Bastoni sul fianco, sullo sterno, non è una gomitata. Sì, ma non è, nel senso, non carica il colpo come lo immagino io con la gomitata. Cioè cambia l'intensità. Andiamo avanti per un quarto d'ora la gomitata. Capisci quello che no, non capisco, Luca, sto giro non capisco, credimi. Quando discuti di 10 minuti su una roba così... Ma infatti sarei già andato avanti da un pezzo. La realtà è una gomitata a tutti gli effetti. Va bene. Poi che sia lieve, che sia piccola, che sia strusciata, ma è una gomitata. E va bene. Cioè, lui dice, se non siamo d'accordo su un elemento così oggettivo, non pretendiamo, cioè capiamo perché oggettività è impatto. La realtà è che... Secondo me è fallo punto. Certo. Voleva mandare a quel paese Duda... E quindi ha fatto. Abbiamo ancora episodi da vedere. Sì, ce n'è uno. Cioè, quello che secondo Rocchi è il più grave di Marcello. Tutti. Siamo quelli di domenica prossima. Allora, Marcello, abbiamo l'ultimo episodio, ma poi rifaremo la sala VAR di Milan-Atalanta perché Di Bello è riuscito a scontentare ancora Pioli che sperimenti pubblici. No, ma volevo dire, perché mancano quegli episodi di Napoli e il Mani di Bani? Come mai non li ha messi dentro? E il Mani del braccio di Pulisic? Non è, ma qua, anche è il braccio questo, di certo, come ma perché poi mancano? La domanda che delle non sono domande gravi, secondo Rocchi. Si è dimenticato qualcosa? Ecco. Napoli, Inter, Genoa, Bologna, Juve, cioè si è dimenticato qualcosa, Rocchi? Sì, secondo noi stima sì, si è dimenticato i due episodi di Napoli e addirittura di quello di Napoli ha detto che per lui sì, non è mai la cintura di Lautaro sullo Botka, dice che spero che quando lo vedano in area non diano mai rigore, sì. Quando hanno dato rigore per la stessa cintura in Bologna-Inter. In Bologna Inter hanno dato in Inter Bologna hanno dato un rigore in favore, per cintura. In favore del Bologna, giusto? Sì. A favore del Bologna, sì, giustamente, no? Che era praticamente una roba simile, no? E lui dice invece se la vedono adesso in area non devono più dare rigore. Quindi Inter truffata in Inter Bologna, ci stai dicendo questo? Anche Atalanta Inter. Restate con noi.
Ben ritrovati, io prima di arrivare all'ultimo episodio riepilogherei. No, ma certo. Li facciamo rivedere tutti. Perché se non li riepiloghi, come fare la scala dei valori? Certo. Vai, esco con l'ultimo episodio, vai, scatenati. Allora, è proprio dell'ultimo weekend di campionato. Per Rocchi questo è un errore che è stato più grave di quello tra Bastoni e Duda. Gol di Torsverd in Sassuolo Fiorentina. L'arbitro abisso annulla la rete dopo il suggerimento del VAR Marini. Era da convalidare secondo l'AIA perché fatto Matteus Henrique non incide minimamente sulla dinamica di gioco, cioè viene giudicata attiva una posizione che attiva non può essere perché non si vede come possa incidere o entrare in qualche modo nell'azione, a parte il fatto che il giocatore della Fiorentina tocchi, lo senta col braccio, ma poi di fatto la palla gli carambola addosso, quindi in qualche modo non c'è ragione per pensare che questa posizione possa essere attiva. Questa è la linea tracciata dal VAR, sì, grazie, al momento del tiro è evidente che sia oltre tutti, però è una posizione che dovrebbe essere giudicata ininfluente. Questa magari per chi è poco avvezzo ai regolamenti così può non essere di facilissima interpretazione. Beh, insomma, però chi è al VAR, chi arbitra, dovrebbe rendersi conto che in qualche modo Ma come fai a giudicarla la più grave di tutte quando abbiamo visto? Perché è un errore tecnico. Perché questa è tecnica, cioè proprio questa è la valutazione di una posizione di fuorigioco che non può essere fuorigioco. Invece gli altri erano errori. Lui dice: gli altri sono valutazioni tecnici. Soggettive. Ma sono tecnici anche gli altri. Scusa, vedi, entro a gamba tesa e non prendo la palla, sì, è rosso. No, io prendo la palla, non posso, lo è. Cioè, sono d'accordo con te nel dire che d'impatto ci sono altre cose che mi hanno lasciato molto più perplesso. Capisco però che Rocchi da designatore arbitrale, proprio su una questione puramente tecnica che non è interpretativa, possa dire che questo è un errore molto grave. Cioè, da arbitro ad arbitro come concetto ci sta, poi è chiaro che d'impatto abbiamo visto 800 cose ben più gravi, però posso capire anche come lo dice lui. Dico, secondo me viene ingannato anche in questa situazione, perché è in linea quando il giocatore del Sassuolo colpisce la palla, c'ha davanti il giocatore della Fiorentina che a sua volta tocca il pallone. E secondo me, perché l'altro è in fuorigioco, viene ingannato lì. La palla va dall'altra parte e colpisce, c'è la visuale liscia, quindi lì non è più. Sì, ma lì è il barista che sbaglia, eh? E lì sbaglia il barista. Il barista che lo chiama e gli dice: vieni a vedere perché c'è il gioco. Però quello non deve quando il giocatore del Sassuolo colpisce la palla e c'è il giocatore in mezzo della Fiorentina, il giocatore del Sassuolo avanti, e quello è in fuorigioco. Ma la palla non anche arriva mai sarà, a lui. Questo sarà interessante capire il dialogo. Eccolo qua, vedi? Per capire perché il barista lo chiama. Infatti. Poi va sulla gamba del giocatore della Fiorentina, vedi che rimbalza indietro, sì, e quindi a sua volta il giocatore della Fiorentina che sta marcando un altro giocatore. Sì, sì, no, ma però sì, dico, appunto, in quel momento, quando nel primo tocco che calcia in porta, c'è il giocatore del Sassuolo in linea alla palla. Però non è fuori gioco. No, ti sto dicendo, ma viene ingannato da quello. Ho capito, ma non può essere lo ingannato. Lo so, è un errore, cioè, è un errore. Infatti, poi dopo c'è la porta libera. Tecnicamente è un errore grave. Eccolo qua, vedi? Eccolo qua. Quando tocca. No, ma questo l'abbiamo visto, ma lui disturba il portiere qua, però quando la storia prosegue lui non entra mai nella disturba il portiere finita. Che poi la prende il giocatore della Fiorentina, quindi allora, Andrea, poi lui. Facciamo una dico, ci sarebbe da sentire il dialogo, qua sarebbe curioso sentire il dialogo, perché l'errore è tecnico, sentire cosa si dicono in loro due. Certo, il come mai. Beh, qua c'è stata la bandierina rossa, sicuro, però era rossa quella del fuorigioco, quello che ti segnala la macchina, sicuro. E lui si è detto: ah, c'è fuorigioco, allora vattelo a rivedere. Allora, ed è un errore tecnico questo, certo, perché non devi richiamarlo, punto. Ma tra l'altro nel proseguo discorso dell'azione c'è, sarebbe, se non convalidi il gol, c'è anche un rigore, perché il primo calciatore del Sassuolo che colpisce la palla, tira in porta deviato, poi viene steccato il suore che c'è lì. Però, no, certo, triplo errore. Seguono. Allora, io vi faccio questa domanda prima di passare alla moviola di Milan-Atalanta. Ci sono altri errori? Cioè, Rocchi, nell'enunciazione di questi 8 errori, sì, ha dimenticato... Sì, l'abbiamo detto prima. Napoli-Inter non so abbia fatto a scartarla. Il mani di Bani, che lui stesso alla trasmissione televisiva sul VAR disse: questo è più rigore che no, detto da lui, andò lui quella sera a Open VAR. E poi di nuovo anche il mani di Pulisic, che non ci siamo, cioè alla fine non si è capito perché non avevano le immagini, quando tutti abbiamo visto che si capiva benissimo che era
un fallo di mano. Quindi no, ci manca mi permetto di dire che anche se sono di parte, non si è mai visto benissimo in nessuna immagine che era, anzi, in più cara di tutte, il pallone lo tocca da in questa parte del corpo tra il petto e la parte alta del braccio, però non si è mai visto chiaramente da nessuna immagine su nessuna televisione se fosse o non fosse come ha fatto Vlahovic a San Siro contro l'Inter, che poi segna la Juve, sì, però in quel, nel caso genere, di Pulisic porta avanti il pallone col braccio. Io ho visto un'immagine una volta da una parte in cui era evidentissimo che il pallone lo colpiva qua nella parte alta e con mezzo petto, tant'è vero che il pallone scende e mentre che se colpisce il braccio largo il pallone non scende mai, però non si vede mai chiaramente in nessuna immagine. È diventato uno scandalo nazionale, ma in realtà questo è uno dei casi in cui nemmeno in televisione. Ma perché cioè, fino ad allora avevano dato calci di rigore per inezie. Sì, però qui cioè onestamente io ripeto, anche se sono di parte, non c'è, questa è cronaca, non è una mia opinione, non esiste nel fallo di Pulisic e sono tutte intuizioni nostre, però non c'è un'immagine che certifichi veramente che la, tanto è vero, anche se è una cosa che a me non piace mai dire, però lì c'erano due o tre giocatori del Genoa intorno a Pulisic e non ce n'è uno che invochi il fallo di mano. Quando Pulisic fa gol nessun giocatore del Genoa dice alza le mani, eccetera, e ne aveva due frontali, però questa è una deduzione, certo. Però la realtà è che questo non può essere un calcio di questa statistica. Il mani di Bani invece sempre a Genova c'era. No, c'era, sono d'accordo. Cosa? Certo. No, il mani di Bani era netto. Per me c'era anche quello. Sì. Vede proprio, no? Quello è rigore, certo. Marcello, reggi ancora un paio di episodi? No, perché adesso gli dico quello che mi ha scritto Borrelli da casa. Sapendo Borrelli come li commenta. Borrelli, sono le 23:23, vai. Tiene a specificare dei casi di Moviola che non sono stati valutati. Quello di Piaso in Genoa Juve e i due pugni di Gatti con Verona e Napoli. Per quelli nessuno scandalo. Sono casi della Juve, solo casi della Juve. Riporto e saluto adesso Michele. Adesso me le servi sul piano, io non voglio mettere il dito nella piaga, però c'è un'immagine, no, adesso non so se è vera o non è vera, anche sui social, dove sul gol di Rabiot contro la Roma, ok, c'è un'immagine dove il piede è un po' più avanti, quindi è fuori gioco, e dietro il piede è un po' più indietro nel VAR. Con la linea, se sui social è falso, voglio dire, nel bar sono abituato ho visto una cosa del genere. Però voi interisti, di tirare chiedo, qualcosa contro gli avversari, non prenderla sempre a male. Ho detto che tu veramente hanno anche inventato che Lautaro si è aggrappato alla bocca. Io non ho mica visto un ragazzo intelligente, ma lo sai benissimo come vengono manipolate le immagini sui social. Ti ho chiesto, non voglio mettere dito nella piaga, però solo quelle della Juve, il piede davanti e la linea che ci credo. Cioè, tu dici, per una volta che dentro di un millimetro, perché le altre volte quando Morata ma tu l'hai vista questa immagine? Possiamo dire però che ci sono cose che girano sui social che danno spunto, come il labiale di Gibello, che tra poco vedremo, come bufale che vanno, insomma è un po' un mondo dove discernere, ma non sanno nemmeno tirare la riga, ma non sanno neanche tirare la riga. Tirano porta, però l'hai vista allora, sai di quello che sto parlando, l'hai vista quello ma non sono credibili, okay, i social non sono credibili perché lo fanno apposta. E poi Boccaloni ci vanno dietro. Vediamo gli ultimi due episodi di Milan Atalanta Coppa Italia. Forse. Allora, il rigore dato all'Atalanta è per un fallo di Gimenez su Miranchuk. L'arbitro dà il calcio di rigore. In realtà, però, ci sono un paio di replay, questo soprattutto, in cui si vede che prima il tocco del giocatore del Milan avviene sul pallone, che infatti cambia traiettoria, e anche in questo caso, ma questa cosa ce la siamo già detta più volte in corso di serata, è inevitabile che poi ci sia un contatto tra le due gambe, quindi tra il ginocchio destro di Gimenez e il sinistro di Miranchuk, però il quale sta già buttandosi, guarda come trascina la gamba dietro, che è lui che va addosso a Jimenez. Non è mai rigore, ragazzi, non è mai rigore, guarda, da qui non si vede, si vedeva frontalmente come si piega la gamba di Jimenez, eccola qua, è già giù. Lui l'ha già si sta trascinando la sua, certo. E poi però poi è lui, guarda, è tac
e va addosso alla gamba di Meneschelli. Dopo c'è il ginocchio contro ginocchio che lo fa cadere. Però prima eccola tocca qua, la palla. Qua si vede meglio. Sì. Sì, no, tocca la palla e poi subisce casomai l'intervento dell'avversario. Sì, anche perché il regolamento dice, ragazzi, anche se tocca la palla, ma poi c'è diciamo il contatto dalla parte del giocatore del Milan è rigore tutta la vita, però questo non succede. Però scusate, in tutte le moviole che ho letto ed è sbagliata, è certo, è quello che la palla, volevo dire questo appunto perché... Ma allora un conto è sbagliata la regola, un conto, come ho letto sulle moviole dei vari quotidiani, addirittura c'è un quotidiano notissimo che parla soprattutto delle squadre di Milano e dice che sono due rigori, nel senso che lo tocca e anche con la coscia lo sbilancia, sì, quindi ma questo quello è rigore tutta la vita. Gente dello sport che è diventato ormai un semi-house organ. Quindi voglio dire, allora la loro cara. Sbagliato secondo me. Beh, sbagliato però non lanci il fatto accuse, che tocchi la palla. La Gazzetta scrive, bisogna essere sotto gli occhi, dice non sempre sfiorare anche la palla sana, ma restano molti dubbi. Allora era un altro non restano dubbi perché ci sono state le altre moviole. No, ma poi il concetto del non sempre toccare la palla sana, secondo me se tocchi prima la palla sana è come assolutamente, invece anche per però faccio l'abbiamo detto che Graziano Cesari è quello che ha fatto vedere l'immagine di dietro per primo e anche perché i diritti della competizione ce l'hanno loro. E da dietro si ha spiegato molto bene questa cosa, non solo tocca la palla, ma casomai è Miranchuk che gli va addosso, perché lui è in anticipo, è davanti, e quindi o lo sgambetti, quando sei davanti non ci sono storie, o lo sgambetti o se prendi la palla è lui che poi ti viene addosso. Tramacere. Per me questo non è mai rigore. Vale il concetto che avevo detto, vale il concetto che avevo detto per Baschirò, no? cioè, nel momento in cui prendi la palla per me il difensore è a posto, non è vero, non è vero per il regolamento di adesso per me è sbagliato, lo so, per te è sbagliato, ma il regolamento dice è questo sbagliato. Tu puoi prendere anche la palla ma poi se travolgi l'uomo è calcio di rigore, come fai a non toccare l'uomo, è calcio, come fai a non toccare l'uomo, io parlo di regolamento, Francesco, chi se ne frega, non sono ballerine. Questo caso, e anche qui come nel caso di Reinders l'errore più grosso lo fa il VAR che non chiama l'arbitro, certo, però anche chiamato a vedere, però perché così Marcello però è contento, ha sbagliato, no, la domanda che mi faccio è se l'arbitro chiama e comunque un contatto fra le parti c'è, sì, il VAR può intervenire e fargli cambiare questa azione, certo, comunque sì, perché comunque sia soggettivo anche questo, no, non è soggettivo questo, mi dispiace, è soggettivo ma se non è soggettivo per il regolamento che per me è sbagliato, è soggettivo neanche per quel regolamento perché l'abbiamo detto tre volte, non solo arriva sulla palla ma è Miranchuk che gli va addosso e gli fa fare. Questo è quello che hai visto tu. Però non è quello che abbiamo visto tutti, come l'ho visto no, io. Ma qual è? Lui magari no. Ho citato, non lo so. Come guarda, stiamo guardando la stessa roba. Hai visto Miranchuk che va addosso? No, sì, tu, lui, no, ha detto che c'è ma lui ha detto che c'è il contatto del ginocchio. Dico che non è mai rigore, però molto bene. Però il contatto secondo me è poco dopo, quello di cioè Miranchuk viene toccato. Quindi già voi due non siete d'accordo. E quindi è soggettivo. Viene toccato, ragazzi. O guardate bene le immagini, Jimenez è davanti e tocca il pallone, è davanti. Quindi viene toccato Jimenez e il contatto lo crea Jimenez lo crea Miranchuk su Jimenez, non viceversa. Perché Jimenez non palla, va sulla gamba di Miranchuk. È Miranchuk che va sulla gamba di Jimenez. Parole e musica. Quel movimento che vedi. Quel movimento che tu vedi che allunga la gamba perché tocca il pallone e poi e questo gli va quello addosso, dell'Atalanta avendo, gli va fra l'altro, scusa, terza aggravante, entra sulla palla, viene colpito e Miranchuk c'ha già il suo bel piede sinistro, sì, che strisciante, vuole, però io non ho da mestierante che vuole cascare allora, per terra, ma questo è un orpello, non è niente di non è la sostanza, non è decisivo. Bonfanti Chirico, quello che voglio capire è se stiamo parlando di un di una valutazione nostra che vorremmo cambiare un regolamento che ha delle contraddizioni pazzesche o se anche da regolamento questo non è rigore, cioè io voglio capire questo. Guarda, io no vai Marcello. Chico? No. Vai Marcello. Poi Francesco. No, volevo dire che questo allora, secondo me, è il classico rigore compensativo.
Cioè loro sanno benissimo aver fatto la topica sul primo sul rigore non dato all'Atalanta. Adesso gli danno il rigore questo qua compensativo, perché chiaramente, cioè, si vede nettamente. Questo è un elemento in più nella difesa. Immagini che Jimenez prende anche dopo prende il giocatore dell'Atalanta, ma Jimenez colpisce la palla e infatti i giocatori dell'Atalanta non chiedono il rigore, chiedono l'angolo. No, ma in realtà vabbè, il rigore glielo dà subito lui. Non hanno neanche tempo di chiedere il rigore, il calcio d'angolo o il rigore, perché l'arbitro proprio è immediata la scelta dell'arbitro. Sì, ma loro indicano la bandierina. La prima cosa che indica è la bandierina. Però sono d'accordo con te nel dire che anche secondo me sa molto di compensazione. Però glielo dà perché deve compensare il macroscopico errore del primo tempo. Sono d'accordo.